villa è nata nel 1600, è una villa che comunque ha la sua storia e raccontandola brevemente è difficile. Posso dire un aneddoto particolare di questa struttura è che era utilizzata dalla chiesa, è stata data poi in beneficio alla chiesa e che veniva utilizzata dai viandanti perché c'era un'antica via che andava a Lourdes Santiago di Compostela, quindi veniva utilizzata come meta di sosta per i viandanti che andavano in questi luoghi di preghiera. Nel 1997 è stata ristrutturata, una pregevole ristrutturazione, dove è stata adibita ad albergo 4 stelle con annesso all'interno ristorante con cucina tradizionale curata e rivisitata. Albergo 4 stelle con 16 camere, di cui alcune matrimoniali, che sono junior suite, di cui anche una suite particolare, anche camere singole ampie e confortevoli. Ristorazione interna alla struttura con disponibilità di eventi che possono essere tutti quelli correlati alla ristorazione, quindi eventi di matrimoni, cene aziendali o anniversari, compleanni e quant'altro. La ristorazione non è legata solo ad uso esclusivo della struttura, ma è aperta tranquillamente anche alle persone esterne. Sale meeting con disponibilità di piccoli convegni e riunioni aziendali. Ampio parco all'esterno della struttura che si trova in questo caso nel di dietro della facciata, dove possibilità poi di usufruire in bella stagione di tutta la sua grandezza per eventi che sono aziendali oppure matrimoni legati comunque alla ristorazione. I nostri punti di eccellenza sono la continua ricerca di riuscire a soddisfare le richieste del cliente, anche quelle che sono nascoste, molte volte che il cliente non ci dice ma ci fa capire con piccoli segnali o con altre richieste che comunque sono correlate tutte insieme, anche perché avendo una struttura ampia e diversi servizi stessi all'interno ci dà possibilità di poter soddisfare tante richieste. Altro punto di eccellenza sicuramente è il nostro ristorante interno, che è all'interno comunque di un territorio che ci dà la possibilità di avere materie prime particolari e riconosciute su tutto il territorio nazionale e anche a livello mondiale. Possiamo, per farvi alcuni accenni, il parmigiano reggiano, l'aceto balsamico tipico di Modena e di Reggio Emilia. Poi comunque siamo in un territorio dove il maiale è sacro, è re, perché è con gli insaccati, salami, prosciutti crudi, culatelli e quant'altro. Questo porta al fatto che il nostro chef, nonché mia moglie, lo chef Alessia, gli dà spunto di poter ricercare sempre nuovi ingredienti e allo stesso tempo ingredienti particolari. Questo comporta anche il fatto di seguire una stagionalità dei prodotti, di dare la possibilità al cliente di poter avere menù differenti più frequentemente, ma allo stesso tempo di seguire una stagionalità come era una volta, perché la nostra cucina fondamentalmente è tradizionale. Come recita il nostro slogan, sapori, profumi e colori indimenticabili, lo chef ed io vi aspettiamo per poter cogliere questi colori, questi profumi e per renderli indimenticabili. Ci avviciniamo alla stagione primaverile, bellissima nei suoi colori, della nostra zona, del nostro territorio, dove poter svolgere qualsiasi tipo di evento o semplicemente di fruire delle nostre strutture.